Forza, gente, fate un po' di spazio. Ecco, così, ancora un pochino, ancora un passo indietro. Perfetto, così, 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 state lì. Mi raccomando, faccia in modo di prendere anche la banca sullo sfondo. Signora Jennings, secondo lei perché il suo libro è tanto popolare? Io non ne sono sicura, forse perché parla di gente vera e del West. Forse è per questo che piace alla gente di città. E stia ferma per la fotografia, prego. Su questo non c'è dubbio, la gente di città è affascinata dalla vita quaggiù. Il suo libro rende il West interessante. Lei ha ragione. È il genere di città che dovrebbero venire a visitare. E chi lo sa, magari trasferirvisi. Dorothy, farò in modo che ogni giornale del paese parli del suo libro. È la migliore pubblicità che Colorado Springs potrebbe mai avere. Ora può muoversi, signora Jennings. Oh, Michela! Michela, questo è il signore del Denver Post. Credo che dovresti esserci anche tu nell'articolo. Sei così importante per la nostra città e per me. Questo è il dottor Quinn. Oh, il dottor Michela Quinn è nel suo libro. Sì. I nostri lettori vorrebbero sapere qualcosa in più su di lei. Scusate, ma i miei pazienti aspettano. Michela è sempre molto impegnata. Vuole scusarmi un momento, torno subito. Venga a vedere la banca. Sì, vedo che hai molti pazienti che aspettano. Doro, ti ascolta. L'altro giorno ti ho detto che la riservatezza per me è importante e adesso cerchi di trascinarmi su un giornale. Volevo solo essere gentile, credevo ti interessasse. Sembra quasi che noi due non ci conosciamo. Ma perché? Come fai a non capire? Oh, Michela, io mi sforzo, io cerco di capire perché questa cosa ti fa così arrabbiare. Non tutti amano stare al centro dell'attenzione, Dorothy. Cosa c'è di male in un po' di attenzioni? Bene, se si potesse mettere il tuo nome al posto del mio nel libro, o a quello di Grace o di Colin, pensa a come ti sentiresti. Ma io ho scritto cose su me stessa molto personali, su mio marito, di come mi picchiava. Ma tu l'hai scelto, io non ho avuto scelta, tu non me l'hai lasciata. Te lo ripeto, non ne avevi il diritto. Io ce l'ho, io ho questo diritto. Tu stessa mi hai sempre detto che ho il dovere di dire la verità. Tu hai la tua professione che ti dà sicurezza. Bene, io adesso ho finalmente il mio libro. Trovarmi là è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. E volevo che la mia amica, la mia migliore amica, partecipasse, fosse felice per me. Sai, all'università e poi facendo pratica con mio padre, la gente parlava sempre di me, per lo più alle mie spalle. Ed è stato lo stesso quando sono venuta qui. In un certo senso non sono mai passata inosservata. È un prezzo da pagare, lo so bene. Ma ci sono delle cose che io voglio tenere per me. Fanno parte di quello che sono e se tu non riesci a capire che... Che cosa? Io non riesco, non posso più stare con te. Ogni volta che apro bocca ho paura che tu lo scriverai. Ho paura anche adesso, in questo momento. Come faccio ad esserti amica se non mi posso fidare? Cosa vuoi che faccia? Che smetta di scrivere? Hai ragione. Non possiamo essere amiche. E mi rendo conto che non lo siamo mai state.